Spostiamo, andiamo in Mongolia, lo facciamo con la nostra guida d'eccezione, in realtà viaggia per noi, Luca Bracali. Buongiorno Luca, bentornato. Grazie. Allora, tu sei stato questa volta in una parte di mondo che sembra quasi essere sospesa nel tempo. Ci racconti dove sei stato, chi hai incontrato? Sì, in effetti è stato un viaggio particolare, sono rientrato da 4-5 giorni, sono fresco qui in redazione a raccontarlo a voi, ai nostri telespettatori. Sono stato in quella che è chiamata Western Mongolia, quindi la Mongolia occidentale, una parte appunto di questo affascinante paese che è piuttosto remota ed isolata e diciamo ed è patria dell'etnia kazaka. Ecco, sì. Poi vedremo meglio cosa fanno questi kazaki di così particolare. Intanto stiamo vedendo proprio te. Con delle aquile. Esatto. Aquile. Ma perché hanno una rivelato. Caratteristica, il popolo nomade ha una caratteristica, si avvale delle aquile per la caccia. Esattamente. Spiegaci un po'. Qui siamo nella steppa, quindi devi sapere che la Mongolia innanzitutto è un territorio grande tre volte la Francia, abitato da 40 milioni di capi di bestiame e 2,8 milioni di abitanti, di cui la metà sono nomadi. Ecco, questi nomadi, solamente il ceppo kazako e non il tuva, praticano la caccia con le aquile, quindi ancora come veniva fatta appunto radicata nella loro diciamo cultura e tradizione, sì, viene prelevata diciamo l'aquila da un nido quando è diciamo di pochi giorni, di poche settimane, viene appunto sottratta al suo nido, però viene anche diciamo allenata, abituata a cacciare, un periodo che va da giugno a settembre-ottobre, dopodiché l'aquila è pronta per cacciare, viene tenuta per 9 anni, dopodiché viene rimessa in libertà, quindi l'aquila, che comunque ha una vita media, la Golden Eagle, stiamo parlando, sì, di 25 anni, può continuare diciamo il suo ciclo riproduttivo. Qui non sei nello studio, ma poiché abbiamo qualche autore della Lazio, la regista della Lazio, ovviamente le aquile volano molto felici in questo studio. Noi siamo della Roma, quindi non ci interessa. Però abbiamo visto queste immagini che sono uniche in realtà, una bellezza, sì, straordinaria. Tra poco vedremo anche una ragazza che affronta per la prima volta questa esperienza. Bravissima. Chi è questa? Ecco, no, questo sei tu che affronti questo questa esperienza. Questo sono io che ho provato. Indimenticabile. E non è facile, perché comunque tenere una Golden Eagle su un braccio, devi sapere che ha un peso di 8, 10, 12 kg e un'apertura alare di 1,5 metri, sì, e anche 2. Quindi sono animali veramente potentissimi. Pensa che solamente le femmine vengono scelte perché sono più feroci ma anche più resistenti rispetto appunto ai maschi. E quello che ho avuto modo di fare è stata proprio un'esclusiva mondiale che sono veramente felice, sì, di poter raccontare a voi a Caffè di una mattina. Siamo molto contenti. Perché ho avuto modo di incontrare questa ragazza. Eccola, questa ragazza. Aishoplan Agalai. Ma quindi sono le prime ragazza? Immagini al mondo, ci, sì, tengo a sottolineare, sì, certo, una, certo, volta ancora. Questa ragazza ha 13 anni, una fanciullina proprio che viene tirata su dal padre proprio nell'arte della caccia e viene appunto addestrata assieme a quest'aquila che sarà la sua compagna in questo inverno. In questo inverno io sono già invitato, andrò là a fare un documentario ben più difficile. Parliamo di uno dei luoghi più ostili del mondo, dai 20-30 gradi in estate passiamo ai 40 gradi in inverno, in piena steppa mongola, uno dei luoghi veramente, sì, più duri anche da un punto di vista umano. Quindi e di vivibilità, quindi l'aquila cosa fa? Riesce a sorvolare un percorso che fa fino ai 10 km di distanza, blocca la preda e poi arriva il cacciatore. Come si spartiscono? La pelliccia va al cacciatore per gli abiti tradizionali, sì, per vivere a queste, sì, temperature, e la carne va all'aquila. È un patto che viene appunto, un patto di sangue fra aquila e cacciatore. La prossima volta, brevemente per chiudere, dove ci porterai? Tra un mese viaggio? Andrai in India, però vorrei portarvi qui in redazione i grandi parchi USA. Perfetto, allora ti aspettiamo, facciamo una passeggiata nei grandi parchi. Grazie a Luca Bracali. Grazie.